Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questa sessione parallela dal titolo Quando la complessità aumenta, distrofie muscolari di Duchenne-Becker e problematiche correlate. Presento e ringrazio il dottor Paolo Alfieri, neuropsichiatra infantile dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, e la dottoressa Francesca Cumbo, psicologa clinica e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale presso la stessa struttura. Nel farlo vorrei ricordare il progetto che è stato sviluppato da Parent Project e appunto l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, nello specifico l'unità operativa di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e l'unità operativa di malattie muscolari e neurodegenerative, nell'anno 2018, che ha visto in conclusione la nascita delle linee guida sullo sviluppo neurocognitivo dei pazienti affetti da distrofinopatia. Le linee guida sono presenti e scaricabili dal nostro sito. Potete selezionare cosa facciamo, materiali per poterle visionare. A settembre, inoltre, è stato approfondito il tema sullo sviluppo neurocognitivo nei pazienti con distrofia muscolare di Duchenne-Becker dagli stessi relatori attraverso un webinar, di cui è presente la registrazione nella nostra pagina YouTube. Obiettivo del progetto è stato la raccolta di dati in relazione a eventuali deficit neuropsicologici in pazienti con distrofinopatia, per poter migliorare la presa in carico del bambino e del ragazzo. Le linee guida, inoltre, hanno lo scopo di affiancare nel quotidiano le famiglie, gli insegnanti e i terapisti. Questa sessione durerà 1 ora e mezzo e i relatori useranno delle slide durante la presentazione. Potete fare delle domande e intervenire. È possibile prenotarvi scrivendo nella chat sin dall'inizio della sessione e durante tutta la sua durata. E poi potete alzare la manina attraverso l'apposita icona e a fine sessione sarà Emanuela Giulitti, la nostra psicologa del Centro Ascolto Duchenne Nazionale, a moderare la parte relativa alle domande e alle risposte, dando la parola ad ognuno di voi. Passo invece ora io la parola ai nostri relatori, iniziando dal dottor Alfieri, che ci introdurrà il tema. Grazie mille. Buonasera a tutti, ringrazio per l'invito, Parent Project, per la presentazione. Vedete lo schermo? Ok. Allora, ringrazio appunto nuovamente Parent Project per questa opportunità. Intanto noi abbiamo un'esperienza un po' specifica sull'ambito cognitivo e comportamentale nell'ambito della distrofia muscolare di Duchenne con la dottoressa Cumbo, facciamo appunto parte del servizio di neuropsichiatria infantile e negli ultimi 10 anni abbiamo collaborato ovviamente con Parent Project, ma in particolare anche con il gruppo dottoressa D'Amico e dottor Bertini, in particolare sulla parte clinica, quindi acquisendo sicuramente un'esperienza più specifica sull'area neuropsicologica, quindi cognitiva e neurocomportamentale nell'ambito della distrofia muscolare. Per quanto riguarda invece la ricerca, ci tengo a sottolineare che in questi ultimi anni, insomma, la collaborazione è stata anche molto attiva con i gruppi del professor Mercuri, del Policlinico Gemelli e della dottoressa Battini dello Stella Maris di Pisa, per cui alcuni di questi studi che noi passeremo in rassegna adesso nelle prossime slide. Sicuramente, insomma, sono frutto un po' di collaborazioni ad ampio raggio. Entrando quindi già nel merito della questione, noi abbiamo appunto che sappiamo che questa condizione, la distrofia muscolare di Duchenne, è una malattia ereditaria, era dal cromosoma X, e è una condizione provocata da una mutazione, da mutazioni nel gene della distrofina che in genere portano un'assenza completa della proteina. E ci sono poi ovviamente delle forme più lievi come appunto la distrofia muscolare tipo Becker, dove sicuramente l'alterazione appunto della distrofina è più lieve e quindi provoca delle varianti meno gravi rispetto alla condizione della Duchenne. E quello che noi sappiamo, noi insomma in questi ultimi decenni è stata sviluppata una ricerca anche sull'ambito dell'area cognitiva e neurocomportamentale, quello che abbiamo capito è che, contrariamente a quanto si pensava all'inizio, gli aspetti motori diciamo, non vanno a condizionare lo sviluppo psicologico e cognitivo, ma probabilmente
lo sviluppo cognitivo e comportamentale è altrettanto compromesso così come la componente motoria. Questo è una slide in cui in questa sezione noi possiamo vedere sostanzialmente la proteina, la distrofina, che è una proteina piuttosto complessa, quindi la sua espressione appunto si trova sul gene, si trova sul cromosoma X, e appunto la funzione X. È spesso diciamo caratterizzata appunto da una forma principale della proteina, che è la distrofina full length, che appunto è la cui espressione è regolata da diversi tessuti, da tre promotori, uno muscolare, uno cerebrale, uno delle cellule Purkinje, che si trovano a livello del cervelletto, e esistono però poi altri promotori interni che danno vita, diciamo, ad altre isoforme della proteina, che sono delle isoforme più piccole e che sostanzialmente sono tessuto specifico. In particolare, vedete in basso la DP140 e la DP71 sono delle isoforme che sono più piccole rispetto alla full length, ma sostanzialmente hanno un impatto importante a livello cerebrale, perché sono più espresse a livello del cervello e del cervelletto. E questo studio che voi vedete appunto a sinistra nella slide è uno studio che già nel 2010 evidenziava come mutazioni, quindi a valle nell'ambito del gene della distrofina, causano una compromissione di queste isoforme più corte della distrofina, e quindi una maggiore compromissione del quoziente intellettivo. Quindi vedete appunto in questo grafico si vede come la DP71 e la DP140 sono le isoforme, la proteina, quindi le mutazioni appunto che coinvolgono queste proteine, sono quelle che danno anche una maggiore compromissione dal punto di vista del quoziente intellettivo. Quello che noi sappiamo generalmente è soprattutto a riguardo di bambini in età scolare, no? In cui comunque iniziano a manifestarsi la sintomatologia anche dal punto di vista motorio. Però quello che è importante è che sono stati pochi gli studi su bambini più piccoli. Questo ovviamente è proprio per il motivo che dicevo prima, cioè la diagnosi in genere è più tardiva. Però è molto importante verificare lo sviluppo nei primi anni di vita, questo perché i primi segni di ritardo di sviluppo nell'ambito della distrofia muscolare di Duchenne possono essere trattati ai 2 anni, e spesso questi bambini, noi sappiamo, ci viene detto, anche quando noi magari facciamo una diagnosi intorno ai 6-7 anni, che comunque sono bambini che intorno ai 2 anni avevano difficoltà nel raggiungere alcune tappe dello sviluppo psicomotorio. Quindi questo era uno studio bambini che avevano un'età media di 28 mesi, circa 80 pazienti piccoli, con un'età media della deambulazione che era intorno ai 16 mesi, e sostanzialmente venivano somministrate delle scale di sviluppo psicomotorio che ci danno un vero e proprio quoziente di sviluppo generale, e poi alcune aree più specifiche, come vedete nella tabella, vengono anch'esse investigate, come ad esempio l'area locomotoria, l'area delle autonomie, l'area del linguaggio. E in questo studio sostanzialmente veniva fuori che circa una buona percentuale dei casi, un po' meno della metà dei bambini, aveva delle difficoltà nell'area dello sviluppo psicomotorio, cioè aveva un quoziente di sviluppo inferiore ad una deviazione standard sotto la media. Quindi la media è 100, considerando che è una deviazione standard, e quindi aveva un profilo di sviluppo intorno a un quoziente di sviluppo di 87. E in questo caso quindi sostanzialmente era l'area generale, però vedete anche, se guardate anche gli altri sottoscale, possiamo vedere come ad esempio anche l'area del linguaggio, l'area C, e anche l'area locomotoria molto spesso erano compromessi, quindi circa 40 pazienti su 80, la metà, avevano una compromissione nell'ambito del linguaggio, e ancora di più 55 su 80 avevano una compromissione nell'area che va a valutare le abilità motorie, con un quoziente di sviluppo medio per quanto riguarda la sottoscala locomotoria
che è 78, quindi andiamo, era, se andiamo a vedere questo quoziente di sviluppo nell'area locomotoria, ovviamente era ancora più basso rispetto al quoziente di sviluppo generale, e questo non ci deve sorprendere perché ovviamente l'aspetto, diciamo, locomotorio ovviamente fa parte un po' dell'ambito più generale, quindi che interessa, è legato appunto alla debolezza muscolare, quindi alla condizione più motoria. Queste erano le scale che noi abbiamo somministrato, insomma, era un po' per farvi vedere, sono dei materiali molto interessanti per i bambini, quindi si basa molto su libricini o comunque materiale ludico, quindi insomma sono anche piacevoli per i bambini, mi permettono appunto di valutare varie aree a seconda dell'età, e quindi in questo caso sostanzialmente ognuna di queste scale poi ci dà un punteggio per singola sottoscale, e poi sostanzialmente viene fuori un quoziente di sviluppo generale che è un po' la media di tutte quante queste scale, queste sottoscale. Noi andavamo a vedere, in questo è uno studio sempre, sempre su bambini molto piccoli, siamo andati a vedere anche se c'erano differenze significative nell'ambito delle mutazioni, cioè, se alcuni genotipi, alcune mutazioni potevano essere associate effettivamente ad alcune compromissioni maggiori. Quindi in questo caso, facendo appunto una divisione in tre gruppi di questi pazienti, soprattutto i bambini che avevano una mutazione diciamo a monte rispetto all'esone 44 avevano punteggi più alti, quindi interessavano presumibilmente meno le isoforme della distrofina, che erano le forme corte, quindi quelle che interessano appunto il cervello, quindi la DP140 e la DP71. E a questo punto appunto siamo andati a vedere un pochino se c'era appunto una dipendenza di tutte quante queste sottoscale dal sito di mutazione. In realtà abbiamo visto effettivamente che l'area locomotoria era quella che risentiva di meno di questa correlazione con il sito di mutazione, cioè in qualche modo lo sviluppo motorio è quasi, diciamo, indipendente sia da un punto di vista dell'età sia da un punto di vista del sito della mutazione. Questo ovviamente non ci sorprende perché appunto sono l'aspetto locomotorio più strettamente relato agli aspetti di debolezza muscolare e quindi alla compromissione motoria. Siamo andati a vedere anche che cosa succedeva nel corso del tempo, cioè siamo andati a vedere se questi bimbi che avevano uno sviluppo psicomotorio, abbiamo visto una deviazione standard sotto la media, se mantenevano questa compromissione lieve oppure se andavano a peggiorare o se andavano a migliorare. Quindi una parte di quei pazienti che vi ho fatto vedere nelle precedenti slide veniva valutata a distanza di 3 anni e il quoziente di sviluppo, vedete, si manteneva abbastanza stabile nel tempo, quindi a distanza di 3 anni la prima valutazione veniva fatta a 2 anni e mezzo, la seconda a 5 anni e mezzo, vedete che in qualche modo il quoziente di sviluppo rimaneva stabile da 89 a 87 e c'era una correlazione tra i differenti punteggi riscontrati tra le scale di misurazione, cioè che vuol dire che sostanzialmente chi aveva un quoziente di sviluppo più alto manteneva questo quoziente di sviluppo alla valutazione successiva 3 anni dopo. E anche questa correlazione, quindi questa stabilità rispetto al quoziente, veniva a confermarsi anche se nella valutazione dei punteggi veniva eliminata la scala locomotoria, che abbiamo detto è quella che è più condizionata dagli aspetti più neurologici e quindi dalla debolezza muscolare. C'era una maggiore compromissione nell'ambito delle scale di sviluppo, quindi nei bimbi più piccoli, soprattutto nell'area di riabilità motoria e di linguaggio, e andando a guardare sempre la correlazione con il genotipo, quindi con le mutazioni, si è visto che i pazienti che avevano mutazioni a monte delle zone 44 avevano prestazioni migliori sia a 3 anni e mezzo e sia a 5 anni e mezzo, come se in qualche modo gli effetti del sito della mutazione, il coinvolgimento delle isoforme di distrofina, che è già presente nei primi anni di vita, tende poi a rimanere stabile nel tempo. Queste erano le scale che noi utilizzavamo a distanza di 3 anni, quindi era un po' per farle vedere, sono scale cognitive, si basano prevalentemente su dei, queste sono
non sono le ultimissime versioni aggiornate delle scale Wechsler, comunque quelle che avevamo utilizzato al tempo sono delle scale sostanzialmente dove c'è un quoziente intellettivo totale, un quoziente intellettivo di verbale, un quoziente intellettivo di performance, ma ci sono anche dei quozienti, dei quozienti intellettivi che sono considerati dei subindici, quindi dei subquozienti, che sono, soprattutto nelle versioni più aggiornate, sono indicative del fatto che il quoziente intellettivo non è più considerato come un punteggio unitario, ma come un po' il frutto di una serie di competenze e di processi cognitivi, tra cui, poi vedrete nel corso della presentazione mia e della dottoressa Cumbo, una grande importanza hanno anche le funzioni esecutive e le funzioni attive. Questo invece era un altro studio, sempre su bambini piccoli, circa 200 bimbi, sempre con diagnosi di distrofia muscolare Duchenne, e vedete appunto come questi bambini, erano studio internazionale multicentrico, venivano valutati con dati clinici e con questionari che venivano somministrati ai genitori, e vedete come appunto in questo caso veniva fuori in una percentuale molto elevata, il 39% del campione, un ritardo nell'acquisizione del linguaggio. In particolare i bambini che avevano delle mutazioni più a monte rispetto alle zone 44 erano quelli che avevano una maggiore, uno sviluppo delle prime parole intorno a 26 mesi, mentre invece per le mutazioni più a valle vedete come appunto l'acquisizione delle prime parole era intorno in media intorno ai 30 mesi. E c'erano anche insieme a questo tipo di problematiche venivano segnalati dai genitori anche la presenza di difficoltà di apprendimento nel 28% dei casi, generalmente con una compromissione lieve, e disturbi dell'attenzione nell'8% dei casi. Gli autori però ovviamente segnalavano il fatto che ci potesse essere in qualche modo un bias legato all'età nel riscontro di tale problematiche, perché noi sappiamo che i disturbi dell'attenzione vengono diagnosticati prevalentemente in età scolare. E inoltre il disturbo oppositivo era presente nel 5% dei casi. E questo è un dato che sicuramente non è tanto affrontato in letteratura, ma nella nostra pratica clinica è un elemento che molto spesso con la dottoressa Cumbo riscontriamo nei nostri piccoli pazienti, quindi sicuramente un elemento da tenere in considerazione. E qui in basso voi vedete appunto il grafico appunto in cui vedete la distribuzione dell'acquisizione delle prime paroline nei bambini che hanno mutazioni a monte delle zone 45 a valle. Vedete appunto come anche visivamente effettivamente la distribuzione dei bambini che avevano una mutazione a monte delle zone 45 è sicuramente migliore rispetto ai bambini che appunto avevano una mutazione più a valle. Ancora, qui abbiamo un gruppo un po' più eterogeneo, vedete un gruppo di bambini dai 2 ai 18 anni, anche questo è uno studio italiano, e in questo caso venivano fatte delle valutazioni dirette sui bambini, e venivano utilizzate appunto, come abbiamo visto prima, le scale Wechsler e le scale Griffith per valutare l'aspetto cognitivo, ma poi venivano approfonditi alcuni aspetti più di tipo comportamentale. Altri studi, in precedenza avevamo parlato di disturbi di attenzione con iperattività nell'11-30% dei casi, e invece di autismo tra il 3-19% dei casi nei bambini con distrofia di Duchenne. In questo caso si è però, diciamo, ci si è avvalsi di una valutazione strutturata sui bambini, mentre i dati precedenti molti erano basati su dati clinici o su interviste, e in questo caso sostanzialmente venivano valutati 47 bambini. Chi aveva tramite questi questionari, chi non aveva una positività, finiva l'assessment, mentre invece chi aveva una positività a questi questionari, che erano appunto il CBCL, lo Youth Self Report, l'SDQ, andava avanti in una sorta di approfondimento della valutazione attraverso una scala, un'intervista strutturata che permetteva poi di fare eventualmente delle diagnosi di tipo psichiatrico. Mentre chi aveva positività ad alcune scale, sottoscale del CBCL, in cui vengono indagati gli aspetti comunicativi, comportamentali
di tipo relazionali che hanno a che fare più con l'autismo, venivano poi approfonditi con la scala ADOS, che è una scala che rappresenta il gold standard per l'approfondimento nella diagnosi dei disturbi di spettro autistico. E questi erano i risultati. Chi aveva, vedete che aveva mutazioni a monte dell'esone 44 è circa il 55% dei casi, poco più della metà, e c'era una significativa differenza tra i due gruppi, perché chi aveva la delezione prossimale aveva anche un quoziente intellettivo più alto rispetto a chi, 87 circa come quoziente intellettivo, rispetto a quelli che invece avevano la mutazione distale, che avevano una media di 74 quoziente intellettivo. Un punteggio inferiore a 70, quindi inferiore a due direzioni standard, quindi in maniera appunto significativa due direzioni standard sotto la media, nel 36% dei casi, quindi più di un terzo dei bambini. E poi veniva confermato il disturbo spettro autistico con questa scala che vi dicevo, la scala gold standard per la diagnosi, e nel 14% dei campioni. In questo caso non c'era una differenza rispetto al sito di mutazione riscontrato. I questionari mettevano in evidenza una positività nel 24% dei casi, soprattutto rispetto a problematiche di tipo internalizzante, quindi ansia, isolamento, depressione, ma non ADHD, quindi non disturbi di attenzione con iperattività. In questo caso gli autori ritenevano che in qualche modo le difficoltà motorie potessero essere un limite rispetto al riscontro, ad esempio, di irrequietezza, di iperattività nei bambini con la distrofia muscolare di Duchenne, l'altra loro interpretazione era che in qualche modo, più che un disturbo di attenzione e iperattività, i bambini con le distrofie muscolari potessero avere una difficoltà soprattutto nell'area della memoria a breve termine, che poteva in qualche modo simulare degli aspetti legati ai disturbi dell'attenzione. Inoltre c'era una significativa differenza tra i due gruppi per quanto riguarda il sito della mutazione, nel senso che i punteggi ovviamente più elevati, quindi una maggiore compromissione, era sempre presente nei pazienti che avevano delezioni distale e nei pazienti che avevano anche perso la deambulazione autonoma. Inoltre una cosa interessante era che comunque il 67% di bambini non avevano positività a questi questionari compilati dai genitori, che in genere i questionari compilati dai genitori erano, rispetto a quelli compilati dai pazienti, prima persona, erano sicuramente più, avevano dei punteggi più elevati rispetto invece alla percezione del bambino, e che nonostante poi una positività ai questionari nel 24% dei casi, l'approfondimento che vi dicevo veniva fatto in questi bambini con delle interviste strutturate non evidenziava delle diagnosi vere e proprie di disturbo psichiatrico. Quindi l'approfondimento che veniva fatto dallo psicologo o dal medico, che andava un po' a basarsi su questo screening per andare a vedere se poi c'erano dei disturbi veri e propri, a parte un caso, non veniva fuori nessuna diagnosi neuropsichiatrica sostanziale. Questo è un altro studio anche del nostro gruppo, e qui abbiamo effettivamente valutato in alcuni bambini 103 pazienti. Prima sono stati valutati dal punto di vista medico e psicologico, e quindi venivano soddisfatti i criteri secondo i manuali diagnostici per un disturbo da deficit di attenzione e iperattività. Poi venivano somministrati ai genitori e agli insegnanti a scuola dei questionari che servivano un po' per confermare la diagnosi, e questa diagnosi veniva poi confermata alla fine nel 32% dei casi. E questa percentuale, vedete, comunque molto più elevata rispetto alla frequenza della ADHD nella popolazione generale. Rispetto ai disturbi di attenzione con iperattività, quindi la ADHD, noi abbiamo delle forme che possono avere una prevalenza dei sintomi di disattenzione, altri che possono avere una prevalenza dei sintomi di iperattività. In questo caso, nei nostri pazienti erano prevalenti i sintomi di disattenzione. E non c'era una relazione con il livello di compromissione motoria, cioè quelli che avevano un disturbo dell'attenzione con iperattività non erano quelli che avevano sempre perso la deambulazione, o viceversa, e non erano quelli, appunto, non c'era una correlazione rispetto al trattamento con i cortisonici. E sono anche questi, rispetto alla, come per la disabilità intellettiva e per altri aspetti, anche il disturbo di attenzione era prevalente in mutazioni
che coinvolgono la parte intermedia e finale del gene, quindi a valle dell'esone 44, quindi mutazioni che coinvolgono le isoforme di P140 e di P71 maggiormente. Scusate, dalla regia credo che gli interpreti parlino uno alla volta, che vi state accavallando. Grazie. Questo non sorprendeva, quindi la compromissione di questi aspetti non sorprendeva, perché l'aspetto che noi ormai abbiamo compreso negli ultimi anni, che la distrofina è espressa anche a livello del cervello, in particolare in diverse aree del cervello, quindi l'area frontale, l'area quindi ippocampale, ma anche i gangli della base e il cervelletto. Quindi insomma è comunque una diffusione a vario in varie aree del cervello, e che probabilmente porta poi, essendoci questa assenza dell'estrofina, porta poi a disturbi a livello della trasmissione sinaptica, con significative riduzioni del quoziente intellettivo e tutte le altre compromissioni di cui vi ho parlato in precedenza. Questo è uno studio molto ampio, internazionale, americano, con ve l'ho riportato perché sono stati studiati tantissimi bambini, 700 bambini con un'età media di 13 anni, non tutti avevano delle valutazioni strutturate, quindi neuropsicologiche, con dei test, molti dati venivano estrapolati dalle cartelle cliniche, il 70% erano trattati con cortisone. Il dato interessante di questo studio è che va a studiare contemporaneamente sia gli aspetti legati al neurosviluppo, quindi le caratteristiche, come vi dicevo, di autismo, caratteristiche di disturbo di attenzione con iperattività, difficoltà linguistiche, ritardo globale di sviluppo, tic motorio vocali, ma anche andava a indagare degli aspetti più emozionali, quindi la presenza di disregolazione emotiva, la caratteristica ossessivo-compulsiva, caratteristiche relative all'ansia e sintomi di tipo depressivo. Sono appunto aspetti che in qualche modo noi valutiamo nell'ambito della valutazione neuropsichiatrica, quando facciamo appunto delle diagnosi di questo tipo, di che si tratta, insomma, andando un po' a descrivere in grandi linee. La disregolazione emotivo-comportamentale è definita ad esempio come la difficoltà nel controllare le proprie reazioni, no? Ad esempio possono essere delle reazioni abnorme, anche dei piccoli stress, quindi magari possono esserci dei bambini che hanno una scarsa regolazione emozionale in quel senso. Le caratteristiche ossessivo-compulsive invece sono definite da sintomi, ad esempio, che consistono nel resistere, la difficoltà a resistere a pensieri ossessivi, ricorrenti, reiterati, che poi portano molto spesso delle azioni compulsive che vengono messe in atto, pensiamo ad esempio alle compulsioni di lavaggio, che vengono messe in atto proprio per contenere la forte ansia legata agli aspetti ossessivi. E poi ci sono le caratteristiche invece legate all'ansia, sono bambini che hanno frequentemente apprensione, paura, incertezza di quanto può accadere, e questo ovviamente diventa poi molto invalidante da un punto di vista del funzionamento fisico e psicologico di questi bambini. Infine anche i sintomi depressivi, bambini che hanno un umore ridotto, interessi diminuiti, quindi un po' apatici, insomma, che hanno scarso interesse per le attività, o sensi di colpa, sensi di inutilità. Ebbene, andando appunto a vedere in questa ampia casistica, vedete come la positività, al contrario invece di altri studi, era appunto molto elevata, quindi vediamo la disregolazione emotivo-comportamentale in più del 30% dei casi, la disattenzione per attività nel 31% dei casi, le caratteristiche ossessivo-compulsive nel 25% dei casi, l'ansia nel 32% e i disturbi del linguaggio, il ritardo del linguaggio nel 24%. Quindi la maggior parte di questi pazienti presentava almeno un sintomo, ma più del 50% aveva due o più sintomi e il 23% addirittura quattro o più sintomi. È vero che si tratta di dati, diciamo, in gran parte recuperati dalle cartelle cliniche, quindi sono dei tratti, però è vero pure che questa prevalenza è effettivamente sembra essere molto significativa. Andando a vedere sempre le relazioni con il sito di mutazione, vediamo che le mutazioni downstream rispetto alle zone 30, quindi a valle delle zone 30, avevano un rischio più alto di sviluppare soprattutto disturbi di attenzione e iperattività, ritardo del linguaggio, ritardo dello sviluppo, mentre invece quelle comprese tra le zone 31 e 79 presentavano
anche un rischio maggiore di presentare questi sintomi in concomitanza, quindi avere più di una problematica o del neurosviluppo o del comportamento, del behavior, contemporaneamente. Infatti vedete come, se è vero che il 27% dei bambini non aveva problemi, è vero anche che però tra il 22% ne aveva 4 o più, come dicevo, e il 14% ne aveva 3 almeno, e vedete appunto come, per quanto riguarda il sito della mutazione, si vede come appunto nella gruppo che interessava, nel gruppo che aveva mutazioni che interessavano le zone dal valle delle zone 31, erano nella maggior parte dei casi più rappresentati i bambini che avevano 4 più sintomi, il 24% dei casi, rispetto al 17% dei bambini che avevano mutazioni a monte delle zone 30. Questo è un altro interessante studio, perché mette in evidenza una combinazione di sintomi neuropsichiatrici nell'ambito della distrofia muscolare di Duchenne, e si parla proprio di una si tratta proprio di una si definisce quasi una sindrome neuropsichiatrica della Duchenne, in cui in qualche modo vengono a presentarsi contemporaneamente tratti di spettro autistico, iperattività, inattenzione, ma anche un deficit all'interno dell'aspetto cognitivo, del quoziente intellettivo, una compromissione specifica della working memory, quindi delle abilità di funzione esecutiva, che hanno un impatto molto importante sulla quotidianità. Sono delle competenze che noi utilizziamo tutti i giorni per mantenere delle informazioni nella nostra mente, per fare in modo di pianificare e organizzare le nostre attività, i nostri pensieri, quindi hanno un impatto fortissimo sul funzionamento adattivo di questi bambini. Anche in questo caso venivano valutati i sintomi, quindi se c'erano più sintomi contemporaneamente in questi bimbi, e se è vero che nel 37% dei casi non vi era nessun sintomo, è vero anche che in circa il 37% dei casi c'erano almeno da due o più sintomi contemporaneamente, e che per quanto riguarda sempre la distrofia di mutazione veniva confermata quella che è la compromissione dei bambini che avevano mutazioni a valle delle zone 31, come se in qualche modo chi aveva più sintomi contemporaneamente era anche chi aveva questo tipo di mutazione. A un certo punto ci si è resi conto appunto che l'area cognitiva appunto poteva essere valutata attraverso un'analisi di competenze ancora più specifiche rispetto al quoziente intellettivo generale. E quindi si è visto appunto che, proprio perché queste funzioni esecutive di cui ho parlato sono misurabili anche all'interno di test cognitivi, di test neuropsicologici, e hanno una relazione con la compromissione, cioè chi ha una compromissione delle funzioni esecutive si ipotizza avere anche una compromissione del cervelletto, che è un'area del cervello che è appunto deputata a regolare queste funzioni esecutive, si è andata a valutare, questo è un gruppo appunto con un multicentrico italiano in collaborazione con altri gruppi italiani, e si è visto un po' l'andamento di queste funzioni esecutive in bambini, erano 213, ma veniva fatto un filtro, cioè venivano valutati i bambini che non avevano un quoziente intellettivo compromesso, che non avevano un disturbo attenzione, quindi senza una comorbidità, proprio per andare a vedere se nel profilo del quoziente intellettivo di questi bambini ci fosse in qualche modo qualche area fragile. Ed effettivamente veniva confermato da questa valutazione, quindi da questi 213, poi venivano analizzati soltanto 40 pazienti che non avevano un ritardo cognitivo, non avevano un disturbo d'attenzione, venivano valutati questi profili e si vedeva che circa l'80% dei casi c'erano appunto delle cadute del funzionamento esecutivo di questi bambini, in particolare nella memoria di lavoro, nella capacità di inibire alcuni comportamenti, nella difficoltà nella pianificazione di alcuni compiti. Vi parlerà in maniera più approfondita di questo aspetto la dottoressa Cumbo, però rapidamente quelle che sono state le difficoltà che abbiamo visto in questi bimbi sono appunto una difficoltà, ad esempio, nella memoria a breve termine, nella memoria di lavoro, ad esempio quando veniva chiesto di ripetere, soprattutto informazioni di tipo verbale,
la quantità di informazioni che questi bambini riuscivano a trattenere in memoria era ridotta rispetto magari a bambini della popolazione generale. Sempre i bambini con DMD possono avere una difficoltà in alcune situazioni in cui è importante selezionare alcune attività per il raggiungimento di un obiettivo e quindi provare a creare un po' una risoluzione al problema, si vedeva appunto che questi bimbi avevano delle scarse strategie in questo senso. Ancora, facevano fatica a inibire alcuni comportamenti, alcune risposte, e in questo caso erano bambini con una difficoltà nel concentrarsi su delle attività rilevanti e quindi venivano distratti da stimoli di disturbo. E infine abbiamo visto che ad esempio c'era una difficoltà per loro nel suddividere l'attenzione tra compiti differenti. Questo ovviamente portava a una difficoltà nello svolgere contemporaneamente due attività diverse. E questo invece è uno studio pubblicato nei giorni scorsi, è uno studio longitudinale, appunto, come abbiamo visto era stato fatto per i piccoli, e abbiamo fatto anche questo studio per i bambini un po' più grandi, andando a vedere se queste funzioni esecutive, che abbiamo visto erano compromesse, come andavano nel tempo. Quindi alcuni di questi pazienti sono stati rivalutati a distanza di anni e si è visto effettivamente che questa compromissione di cui ho parlato, delle funzioni esecutive, si manteneva nel corso del tempo. E in qualche modo, quindi, la stabilità di questi aspetti è un dato molto importante, perché noi sappiamo ovviamente che gli aspetti motori vanno diversamente nel corso del tempo. Sapevamo un po' che l'aspetto cognitivo era, quindi persisteva, abbiamo visto anche alcuni studi nelle prime slide, che in qualche modo chi aveva una compromissione nei primi anni poi lo aveva anche successivamente, ma non sapevamo se questi aspetti delle funzioni esecutive in qualche modo potessero essere stabili nel tempo. Ebbene, intanto si conferma con questo studio longitudinale la presenza di queste difficoltà nell'ambito delle funzioni esecutive, ma anche il fatto che c'è comunque una stabilità nel tempo, non c'è un peggioramento, ma anzi i bambini che avevano difficoltà maggiori nelle prime valutazioni tendevano piano piano a migliorare nel tempo, come quasi ci fosse un processo di maturazione, per fortuna, in queste competenze, in queste abilità, nell'ambito della crescita di questi bambini e nell'ambito della valutazione delle loro traiettorie evolutive. Questo un po' è la sintesi, insomma, questi sono alcuni prodotti italiani, insomma, che abbiamo, di cui abbiamo parlato, di cui ha parlato la collega Bilai prima, che appunto ci faceva in qualche modo riflettere sul fatto che appunto siamo riusciti, grazie alla collaborazione con Parent Project, a stilare delle linee guida sullo sviluppo neurocognitivo di questi bambini, e questo accanto è un contributo insieme al professor Vicari e insieme al gruppo del Gemelli, c'è cioè un capitolo proprio specifico nell'ambito di questa edizione sulla compromissioni delle neuropsicologiche nell'ambito della distrofia muscolare di Duchenne. E ho concluso, passo la parola alla dottoressa Cumbo, se siete d'accordo. Ok, grazie. Ecco qui. Bene, allora grazie della parola. E dunque dalla regia mi dicono che devo andare un pochino più veloce, quindi non riuscirò a farvi vedere tutto nel dettaglio. Però, insomma, ecco, inizierei da qui, dalla rassegna scientifica che ha esposto il dottor Alfieri, e quindi se ne evince l'esigenza di una presa in carico globale, quindi non solo relativa agli aspetti medici motori, ma anche a tutti quelli che sono gli aspetti appunto neuropsicologici, psicologici e neuropsichiatrici. E questo permette infatti un incremento in termini positivi della qualità di vita non solo dei bimbi, ma delle loro stesse famiglie. E questo è un po' l'iter diagnostico valutativo che viene svolto dai bimbi più piccolini fino ai, insomma, bambini, ragazzi un po' più grandi, che hanno portato poi alla stesura delle linee guida.
in questo diciamo iter diagnostico, quindi di valutazione, quello che sicuramente siamo andati a valutare è stato lo sviluppo psicomotorio nei bimbi più piccolini, per poi valutare lo sviluppo cognitivo, gli aspetti linguistici, quindi del linguaggio, oltre poi alle funzioni esecutive, aspetti comportamentali e il funzionamento adattivo. E quindi ecco, da qui poi se ne sono ricavate le linee guida sullo sviluppo neurocognitivo. E quali sono i punti salienti di queste linee guida? E abbiamo un po' esplicato quello che si osserva in questi pazienti. Rispetto allo sviluppo al profilo intellettivo, è possibile quindi osservare questo sviluppo psicomotorio globale, che può non essere in linea con l'età, ma quindi poi un livello cognitivo che tende a rimanere stabile nel tempo. Quindi questo vuol dire che la compromissione intellettiva non è progressiva come la compromissione motoria. Rispetto allo sviluppo al profilo neurolinguistico, si osserva come appunto già in età precoce questi bimbi possono manifestare una debolezza nella produzione linguistica, sia con difficoltà dal punto di vista cognitivo, che con un quoziente intellettivo adeguato. E queste difficoltà poi nel quoziente intellettivo verbale e difficoltà linguistiche potrebbero determinare un ritardo nell'acquisizione della lettoscrittura, quindi poi durante la scolarizzazione. E dato importante è proprio questo della valutazione delle abilità neuropsicologiche e delle funzioni esecutive. E infatti emerge proprio un profilo neuropsicologico atipico sia in casi di quoziente intellettivo ridotto che in casi di quoziente intellettivo nella norma, quindi proprio un profilo neuropsicologico peculiare in questi bambini. Che cos'è che poi risulta più deficitario? Sicuramente la memoria di lavoro, come anche l'orientamento dell'attenzione volontaria, ma soprattutto difficoltà in test di pianificazione, programmazione e fluenza verbale. Inoltre questi deficit quindi potrebbero essere alla base anche del lento sviluppo delle competenze generali di apprendimento, quindi rapidità, correttezza di lettura di un testo scritto, comprensione, abilità di scrittura e abilità matematico-numeriche. Effettivamente emerge un profilo cognitivo più complesso ed eterogeneo, quindi dal quale si vede una compromissione non solo a carico della memoria verbale, ma appunto di tutta questa serie di funzioni, tra cui ecco, le più compromesse sono quindi la capacità generale di problem solving, inibizione, memoria di lavoro globale, i vari processi di pianificazione e quindi anche la capacità di multitasking. E questo può avere anche una ricaduta poi dal punto di vista comportamentale, quindi tutto questo rientra un po' in quella che è l'autoregolazione neuropsicologica. E questo poi, quello che vediamo anche nella pratica clinica, possono essere difficoltà nell'autoregolazione sia emotiva che comportamentale, quindi bambini che possono presentare poi un disturbo a deficit dell'attenzione e iperattività, quindi ADHD, e appunto disturbi specifici di apprendimento o appunto difficoltà poi più a livello di umore o aspetti ansiosi e quindi difficoltà poi nel comportamento, quindi aspetti oppositivi o provocatori. E, insomma, ecco, questo era, quindi un pochino più velocemente, ma era un capitolo dedicato nell'Handbook of Clinical Neurology proprio alle funzioni esecutive e proprio alle funzioni esecutive maggiormente compromesse in questi bambini. E avevo pensato di mostrarlo perché spiegava quanto può essere importante un training che possa andare ad incrementare queste funzioni esecutive e che possa essere fatto anche dai genitori stessi a casa con i propri bambini, cercando di aiutarli in tre fasi importanti, cioè il rilevamento degli errori, lo sviluppo di strategie e il rinforzo a queste strategie.
Questa ad esempio è una tecnica, il goal management training, che diciamo, si focalizza sui comportamenti diretti ad un obiettivo consta di 5 step, quindi aiutare il bambino ad orientare la consapevolezza verso l'attuale stato della situazione, definire insieme l'obiettivo del compito, fare una lista dei sottobiettivi, conoscere i sottobiettivi e controllare se il risultato di un'azione corrisponde all'obiettivo scelto. E questo può aiutare i bambini ad aumentare la loro capacità anche di attenzione, quindi anche di pianificazione. Ok, questo articolo ho pensato insomma di mostrarvelo perché si parla dell'exer gaming, che può essere un po' il coadiuvare il gioco attraverso delle console con l'incremento insomma di quelle che sono poi alcune funzioni esecutive. Infatti si vedeva come diciamo queste soprattutto l'abilità di inibizione e di switching potevano aumentare attraverso anche questi giochi. E questi sono alcuni diciamo giochi, alcune app gratuite che si possono semplicemente scaricare, che possono appunto unire sia il gioco sul tablet o sul cellulare con appunto l'abilità di sia delle funzioni esecutive che altro. E qui insomma mostravo quali possono essere gli aiuti e le strategie che si possono dare a questi bimbi sia a casa che a scuola, ma preferisco insomma soffermarmi un pochino di più ecco qui, quindi anche su che cosa si può fare con i bambini più piccoli. I bimbi più piccoli, sin da quando sono più piccoli, quindi sin già dalla scuola paterna, si possono vedere alcuni problemi che poi nella scuola primaria possono andare esacerbandosi. Quindi cosa si può fare con i bimbi più piccolini? Li si può invitare spesso a perseverare su un gioco, un'attività, magari anche con l'aiuto dei genitori, quindi farglielo portare a termine, concentrarsi insieme a loro su una favola che sta raccontando un genitore, guardare insieme e farsi mostrare un libro, quindi anche fare delle domande specifiche su quello che si è letto e farsi rispondere, e favorire la scelta nel gioco e nelle attività, però non tra troppe opzioni, ma tra 2, massimo 3. Cosa vediamo, cosa possono vedere anche i genitori nella quotidianità? Vedono un bambino che fa difficoltà a regolarsi, ma che cosa non riesce a regolare? Quando è più piccolino il comportamento motorio può fare difficoltà a regolare l'attenzione, la concentrazione, avere difficoltà a seguire le istruzioni. Può avere difficoltà appunto a pianificare, a risolvere determinati problemi. E allora che cosa si può fare? Lo possiamo aiutare a trovare le strategie migliori per lui. Ad esempio, può essere molto importante cercare di dare delle routine. E anche per i genitori, io qui ho proposto delle schede che possono essere delle schede che aiutano gli stessi genitori a segnare se poi effettivamente questa pratica che stanno mettendo in atto può essere efficace durante i giorni della settimana. Perché la routine? Perché la routine li può aiutare i bambini con questo tipo di difficoltà di cui abbiamo parlato fino ad adesso, li può aiutare a prevedere che cosa sta per accadere, cercando anche di usare strumenti che possono scandire il tempo. E è importante anche lavorare sui comportamenti positivi e sui comportamenti negativi, cercando di ignorare per quanto sia possibile i comportamenti lievemente negativi, mentre punire i comportamenti gravemente negativi. Ma punire in che senso? La punizione, laddove essa sia importante, insomma, deve essere tempestiva, breve e non frequente, sostenuta da spiegazioni chiare e puntuali, senza troppe diciamo spiegazioni verbali, che poi appunto un bambino con questo tipo di difficoltà si può perdere tutta questa spiegazione. E una pratica che può essere utile è quella del time out, quindi il bimbo, quando noi facciamo difficoltà a gestire il bambino, perché a un certo punto si può essere disregolato per qualsiasi motivo, si può utilizzare questa tecnica che va da 3 minuti a massimo 5 minuti, tenere il bimbo quindi in un angolo diciamo tenerlo calmo. E se il bambino riesce a portare a termine il time out, gli si ripropone la richiesta alla quale non voleva obbedire, altrimenti si ricomincia praticamente la sequenza del time out.
Inoltre è fondamentale mettere sempre in pratica una comunicazione efficace. Il rischio è che questi bimbi possiamo perderceli mentre gli parliamo. Quindi dovremmo sempre cercare di ottenere la loro attenzione prima di fare una richiesta, quindi cercando il contatto visivo, dando messaggi chiari e brevi, usare la lode e fare in modo che il bambino copri proprio i genitori, quindi utilizzare la cosiddetta immagine specchio. E, inoltre, e può essere importante impostare proprio anche la vita quotidiana su delle regole definite e non troppe, ma che siano chiare per il bambino, che possono essere rappresentate con un disegno, quindi cercando di evitare quindi una regola troppo lunga che il bambino può far fatica proprio anche a ricordare. E a proposito quindi di complessità che aumenta, per ultimo ho pensato ecco di condividere con voi come poter affrontare momenti complessi. Dunque può essere magari di aiuto per i genitori tenere una scheda settimanale insieme al bambino, così anche da renderlo partecipe. Cercando di ignorare comportamenti appunto meno gravi, lavorare su esplosioni di collera e ricompensare e rinforzare il comportamento positivo. Bene, ho terminato. Bene, e noi vogliamo ringraziare quindi sia il dottor Alfieri che la dottoressa Cumbo, che con estrema chiarezza ci hanno presentato lo stato dell'arte sugli aspetti neuropsicologici della distrofia muscolare Duchenne-Becker, illustrandoci quindi il panorama scientifico attuale e quanto sia importante un'adeguata presa in carico multidisciplinare per poter attenzionare fin dai primi anni il funzionamento globale del bambino. Come ci è stato detto, è fondamentale un iter diagnostico valutativo che vada ad indagare le funzioni principalmente coinvolte al fine di pianificare o, dove possibile, interventi precoci finalizzati alla riabilitazione globale. Di grande utilità anche le strategie suggerite, che possono essere rese operative sia nell'ambiente scolastico che in quello familiare, e non ultimi i validi strumenti informatici che permettono al bambino di potenziare alcune aree divertendosi anche. Quindi, come vi ha già detto Sara prima, vi ricordo che le linee guida sullo sviluppo neurocognitivo possono essere scaricate dal nostro sito nella sezione materiali. E adesso lascio la parola a voi e vedo già che c'è alzata la mano di Carina. Mi sentite? Benissimo. No, volevo appunto chiedere se si potessero trovare queste schede che la dottoressa aveva condiviso, perché non ho fatto in tempo a screenshottarle tutte, volevo sapere dove poter trovare il materiale. E dunque, non so Emanuela, se poi questo possiamo in qualche modo condividerlo. Sì, assolutamente. Allora, ci sarà comunque la registrazione di questa presentazione, okay. Quindi sarà disponibile già credo da domani. Quindi è possibile rivederla? Sì, sul canale YouTube dell'associazione Parent Project. Ah, ok, perfetto. E poi se insomma, loro ci vogliono dare dei riferimenti specifici, li possiamo condividere assolutamente. Ok, perfetto, grazie. Quindi chiedo se ci sono altre domande. O dei commenti, delle testimonianze. Non so, là, mentre aspettiamo le domande, volevo chiedere a Francesca, visto che lei è stata un po' più rapida, gli avevamo chiesto un po' di accelerare per dare poi lo spazio al confronto, se ci vuole insomma spiegare qualcosa in più di questi aspetti pratici. Intanto voi potete assolutamente prenotarvi nella chat o alzare la manina. Sì, ecco, allora ne approfitto e magari ecco ricondivido, così se i genitori vogliono vedere. E avevo un pochino saltato la parte degli aiuti più anche ecco scolastici, più rispetto a all'apprendimento. Un momento che quindi devo qua. Vediamo un po' se faccio così. Ok.
Ecco appunto. Quindi, rispetto a cosa fare sia a casa che a scuola, laddove ci possono essere delle difficoltà, no? Quindi, una volta poi ricevuta la diagnosi, rispetto quindi alle abilità neuropsicologiche e alle funzioni esecutive, quindi co come possiamo aiutare i bambini anche nello studio? Ad esempio, con una riduzione del carico di lavoro in termini di quantità. E sicuramente con l'utilizzo di mappe o schemi, sia nella preparazione a casa che poi durante le verifiche scritte o le esposizioni orali. E può essere anche molto importante un minore carico in termini di attività, laddove appunto questo poi possa richiedere un maggiore switching appunto dell'attenzione. E quando invece ecco, po poi può subentrare un disturbo specifico dell'apprendimento, quindi un disturbo dell'apprendimento, in questo caso poi non sarebbe specifico perché ovviamente c'è una patologia che è la Duchenne, appunto la Becker, e quindi laddove c'è una difficoltà nella lettura o nella comprensione di un testo scritto, questo poi può essere fatto ad hoc sul bambino, no? Quindi poi quando si va a stilare il PDP, però comunque può essere sicuramente importante andare incontro ai bambini, quindi o dispensare dalla lettura ad alta voce, dalle loro dotazioni di schede con caratteri maggiorati, e ridurre il carico di lavoro in termini magari di quesiti posti durante una verifica, pensare anche a tempi più lunghi e sia per difficoltà nella lettura, nella comprensione del testo scritto, nella scrittura e nelle abilità di calcolo, può essere sicuramente importante valutare il prodotto tenendo conto del contenuto piuttosto che della forma, quindi tenere conto poi della difficoltà del bambino. Nel caso della scrittura, poi in questi casi specifici, sicuramente può essere importante, in base sempre poi alla complessità del caso, la dispensa della scrittura a mano in uno dei caratteri più difficoltosi, oppure l'utilizzo di programmi di scrittura su PC o tablet. Stessa cosa appunto per difficoltà nel calcolo, quindi anche lì subentrano tutta una serie di funzioni anche di pianificazione, no? Proprio di funzioni esecutive anche in questo, quindi magari dispensarli da procedure di calcolo o numeriche eccessivamente complessi, quindi dotarli anche di tavola pitagorica, tabelle delle misure e l'utilizzo della calcolatrice. Cosa invece si può fare quando ci sono bimbi e anche in classe con maggiori difficoltà nel comportamento, nell'attenzione o nell'iperattività? Può essere importante intervallare frequentemente le attività più impegnative per il bambino. Non farlo sentire poi diverso o comunque escluso, quindi definire con tutti gli studenti poche chiare regole, come dicevamo anche prima, e incoraggiare l'uso di diagrammi di flusso e sicuramente è importante anche evitare di dare punizioni in senso quindi negativo rispetto ad un comportamento come ad esempio un aumento di compiti a casa, riduzione dei tempi per la ricreazione, perché questo poi potrebbero in realtà andare a rinforzare il comportamento inadeguato. Ecco, queste erano un po' questi aiuti ecco, che possono essere importanti, ripeto, sia a casa che a scuola e gli aspetti anche dell'apprendimento, quindi anche come seguirli nei compiti. Bene, grazie. Allora, nel frattempo ci aveva chiesto di poter fare la domanda a Costantino, a cui do la parola, così può togliere il microfono. Mi sentite? Buongiorno, buonasera, anzi, ciao a tutti. Ciao. No, io più che altro volevo appunto condividere, visto che si parlava di esperienze prima, appunto proprio quello che è stato vissuto e toccato con mano, insomma, negli ultimi 6 anni, appunto proprio con nostro figlio, perché sostanzialmente Emanuele, insomma, è stato seguito anche proprio dall'equipe del professor Alfieri e della dottoressa Cumbo. E abbiamo visto effettivamente come l'applicazione di
tutte queste, come dire, linee guida nel tempo abbiano poi effettivamente portato a dei grossi miglioramenti a livello proprio a livello cognitivo del bambino. E la cosa molto importante che mi piacerebbe sottolineare, soprattutto con gli altri genitori, perché ovviamente io credo che oltre, diciamo, alla diagnosi della distrofia, che già di per sé è abbastanza dura da digerire, anche il sapere della presenza di un ritardo cognitivo ovviamente non aiuta a sopravvivere alla diagnosi stessa, nel senso comunque sia ad affrontarla nella maniera corretta, perché molto spesso dici: cavolo, già ho il problema neuromuscolare, metti pure che c'è anche il problema cognitivo, e adesso non è più un problema, sono n problemi, perché col problema cognitivo si sommano tutta un'altra serie di aspetti che normalmente, insomma, potrebbero essere invece, tra virgolette, più gestire. E sì, ci vuole molta fatica, quello è poco ma sicuro, però ecco, la cosa decisamente importante che mi piacerebbe condividere con gli altri genitori è il fatto che la famiglia in primis deve essere a protagonista attiva di questo tipo di attività e seguire proprio le linee guida, perché sì, noi possiamo provare a chiedere alle istituzioni, alle scuole, ai centri terapici di portare avanti, diciamo, ovviamente quelle che sono le cose che si sono dette fino ad ora e che noi abbiamo vissuto tutte quante in prima persona, però soprattutto ci deve essere, a mio avviso, il credere nelle capacità del bambino in generale. Perché se si può credere che il bambino possa superare quelle che sono le difficoltà di quel momento, sicuramente il bambino ha una motivazione in più per poterlo fare. E proprio nella pratica abbiamo visto che vedere nel nostro caso che appunto sia la scuola, sia il centro terapico, sia la famiglia erano tutti quanti nella stessa direzione, tutti quanti nel sapere che lui poteva superare i suoi problemi, effettivamente ha portato a dei grossissimi miglioramenti nella scala intellettiva del bambino. Quindi la cosa importante è però non delegare, ma mettersi in prima persona. Cioè, se si vede una difficoltà, provarla a superare insieme a lui. Se si vede una difficoltà attentiva, tentare di, nel tempo ovviamente, perché non è nulla che si risolve in un giorno, ahimè, purtroppo sono cose che si risolvono in anni, però man mano cercare di catturare la sua attenzione, catturare la sua curiosità, catturare la sua fiducia, perché anche quello è una cosa molto importante, e sì, applicare poi quelli che sono i consigli che sono stati dati sia a livello, diciamo, di studio scolastico. Ripeto, con questo tipo di metodologia, poi noi abbiamo anche applicato la metodologia Feuerstein, che ci è stata insegnata da una delle insegnanti a una maestra di nostro figlio. E abbiamo praticamente inserito cioè siamo riusciti a ottenere dei risultati. Quindi quello che volevo più che altro dire: niente insormontabile, cerchiamo il più possibile, soprattutto per chi è genitore di bambini piccoli che possono avere questo tipo di problematiche, di non scoraggiarsi, perché è possibile ottenere anche delle belle cose da questi bambini, tenendo sempre presenti i loro limiti, intendiamoci, non è che necessariamente questi debbano diventare, tra virgolette, passatemi il termine, dei geni, nessuno pretende l'Einstein, però nelle loro peculiarità, anzi, individuare magari quelle che possono essere delle loro peculiarità particolari e su quelle fare leva, perché poi basta fare leva su qualche cosa che li interessa e sulla quale loro si reputano essere bravissimi, e da quella poi si può partire e portare, uniformare tutto il resto delle possibili attività che possono fare, insomma. Cioè, ripeto, il mio invito è soprattutto non scoraggiarsi e mettersi noi in prima persona come genitori, perché
Credo che, ripeto, le istituzioni possono aiutare, ma non sempre si trova il maestro disponibile, l'insegnante di sostegno disponibile o il centro terapico che riesce a capire appieno le problematiche del bambino. E siamo noi i primi che dobbiamo intervenire e fare in modo che loro stessi possano sviluppare le loro capacità nella totale serenità familiare, passando la serenità anche con gli urli, a volte ci sono stati anche quelli, però insomma siamo riusciti anche a tirare fuori cose insomma simpatiche. Scusate per il, come al solito, i miei discorsi molto lunghi, però insomma volevo condividere questa esperienza che penso possa essere uno spunto per tanti genitori di bambini piccoli che possano manifestare le stesse problematiche. E premetto poi che comunque si parlava di un disturbo molto pesante dello spettro autistico, quindi insomma le premesse per poter credere ci fosse un autismo molto grave c'erano tutte, però nel tempo si sono riuscite anche ad attenuare, insomma, quindi questo era il mio discorso. Grazie. Grazie a te. E invece è arrivata un'altra domanda nella chat da Christopher, poi non so se lui vuole intervenire. Christopher ci scrive: molto interessante, grazie per la presentazione. Per curiosità, in che modo è possibile determinare che le difficoltà neuropsicologiche sono causate dalla genetica e non sono causate invece dalla difficoltà motoria, che alterano gli aspetti relazionali e sociali dei bambini e forse quindi anche lo sviluppo neuropsicologico? Allora, rispondo io. Allora, sì, insomma, interessante la domanda. Ovviamente non è che non dobbiamo considerare gli effetti che possono essere secondariamente originati dalle problematiche motorie, ci mancherebbe. Quello che però abbiamo visto è che sostanzialmente la distrofina è prodotta anche a livello cerebrale e quindi si presume che la sua assenza, come nel muscolo, è assente anche a livello del cervello. E questo ovviamente è strettamente correlato con le carenze neuropsicologiche di cui abbiamo parlato, cioè l'aspetto che sicuramente un po', insomma, semplifica un po' questo concetto è ad esempio questo aspetto così specifico delle funzioni esecutive, no? Cioè difficilmente una compromissione così mirata delle funzioni esecutive può essere in tutti i bambini, ad esempio, secondaria delle problematiche psicologiche legate alla problematica motoria. Certo è che poi però la fase in genere appunto della perdita della deambulazione è una fase molto delicata dal punto di vista psicologico e questo ovviamente richiede un'attenzione particolare non solo appunto agli aspetti neuropsicologici ma anche all'aspetto prettamente di natura psicologica. Tanto che uno studio che ho fatto vedere faceva vedere che ad esempio tratti di ansia, depressione sono più frequenti nei bambini con il terreno muscolare di Duchenne e che avevano perso la deambulazione, quindi in un momento di vita molto molto delicato ovviamente. Spero di aver risposto, insomma non so se Francesca vuole aggiungere qualcosa. No, direi ok. Non ci sono per ora altre domande, quindi non so se qualcuno vuole intervenire. Christopher ringrazia per la risposta. Magari volevi chiedere una cosa io. Non è tanto, cioè io sono già qualche anno che sono in Parent Project, sono più di 10 e negli ultimi anni sicuramente è cambiata molto, no? L'attenzione agli aspetti, sia alla comunicazione della diagnosi, ma proprio agli aspetti neuropsicologici subito dopo alla comunicazione della diagnosi, quindi al momento in cui si evidenziano le prime difficoltà. E questo a noi sembra che abbia portato un grande, no, vantaggio per i bambini, per i ragazzi. Quello che voi vedete quotidianamente nella pratica clinica, succede sempre più che bambini che valutate quando sono piccoli, poi li seguite, no? Periodicamente anche alle elementari, ecco, magari negli ultimi anni. Proprio anche per sottolinearle ai genitori quanto è importante una valutazione nei primi anni di vita per poi avere dei risultati più efficaci
nel percorso anche di studi o comunque del comportamento e della relazione negli altri. Sì, io mi aggancio a quello che hai detto e un po' anche quello che diceva prima il signor Costantino. Cioè io vedo, ma in realtà non solo poi nella distribuzione scuola di Uscelli, ma nella nostra esperienza, io lo riporto sempre ai genitori, anche perché mi sembra legittimo riportarlo a loro proprio come riconoscimento per gli sforzi. Io vedo che i bambini che fanno un follow-up attento e che fanno una terapia riabilitativa precoce, oggettivamente vedo i miglioramenti. Non vi posso dire cosa sarebbe accaduto senza, perché ovviamente non abbiamo la riprova, però vi posso assicurare che la percezione dal punto di vista clinico come medico è sicuramente quella di un effetto di queste terapie, soprattutto se mirate, perché appunto il senso di queste valutazioni non è quello di avere dei numeri, ma quello appunto di andare a capire bene aree di forza e debolezza e aggiustare un po' il tiro nell'ambito della riabilitazione. E questo ovviamente può avvenire non solo ad inizio percorso, quando noi dobbiamo capire un po' il funzionamento generale, ma anche nel corso della crescita. Ad esempio penso al momento dell'inserimento in scuola elementare, scuola primaria, che è sempre un momento molto delicato. Quindi io vedo che questi bimbi però, anche la consapevolezza, anche a capire un pochino quelle che sono le aree più fragili, e trovare delle strategie, come diceva Francesca prima, quindi l'aspetto anche psicoeducazionale per i genitori e per gli insegnanti, credo che non solo dia effetti da un punto di vista riabilitativo positivo, ma anche crea benessere per il bambino, perché il bambino, come diceva prima il signor Costantino, poi si sente gratificato, si sente anche motivato nell'affrontare le sue difficoltà. Bene, grazie. E, è arrivata un'altra domanda da Claudio e chiede: le terapie che agiscono sulla produzione di distrofina, aspettate che... di distrofina, come ad esempio l'exon skipping, hanno effetti sullo sviluppo e sulle alterazioni cognitive? È un po' presto, insomma, per dirlo. E ovviamente, diciamo, ci sono voluti tantissimi anni per fare in modo che queste terapie venissero rese disponibili sulla parte prevalentemente, no? L'obiettivo in questo momento, l'outcome primario, è la parte più motoria. Credo che, come tutti gli aspetti appunto di ricerca, andrà sicuramente inevitabilmente a svilupparsi nel tempo qualcosa che vada a verificare anche questo altro outcome, cioè quindi quell'aspetto più cognitivo. Immagino in epoche precoci, perché ovviamente lo sviluppo di queste competenze, un conto ovviamente valutarle appunto precocemente, un conto poi magari ecco dopo i 10-15 anni. Quindi questo sicuramente è un'area molto promettente, però direi che è un po' presto forse per dare comunque risposte su questo aspetto, che ovviamente richiede una maggiore conoscenza anche poi di quelle che possono essere gli effetti appunto di questa terapia su queste competenze così specifiche. Bene, grazie. E invece Giulio, perché scrive: vorrei sapere la vostra opinione, l'opinione dei dottori sulla somministrazione di medicine psicotropiche per migliorare i sintomi dei disturbi. Ma allora, devo dire che noi abbiamo un'esperienza un po' ridotta con la distrofia muscolare, perché ovviamente valutiamo un po' costi-benefici, avendo anche spesso problematiche di tipo cardiologico. Sicuramente, ecco, insomma, rispetto magari agli studi americani ci sono alcune casistiche dove anche un terzo di bambini viene trattato, ad esempio, per i disturbi dell'attenzione o per i disturbi d'ansia. Quindi, diciamo, sicuramente in America c'è una maggiore esperienza. Per quanto riguarda la mia esperienza personale, noi certamente ci sono alcuni casi che abbiamo trattato anche da un punto di vista psicofarmacologico, non sono tantissimi, soprattutto disturbi del comportamento e disturbi d'ansia. Però devo dire che anche da questo punto di vista gli studi che ho fatto vedere un po' ci danno questo input. Devo dirvi che la percentuale di casi su cui ritengo che
ci debba essere un intervento farmacologico non è elevatissimo. Cioè è vero che molto spesso questi bambini hanno, alcuni hanno dei disturbi conclamati, però appunto la maggior parte hanno dei tratti, quindi molto spesso se si gestisce un buon piano riabilitativo e anche diciamo, a volte delle psicoterapie mirate, oltre a quell'intervento di cui parlavamo prima, che è la terapia più psicoeducativa, spesso poi non è necessario arrivare alla terapia farmacologica. Bene, grazie. Allora vorrei sottolineare, come prima ci aveva detto Carina, che la registrazione sarà disponibile anche sul sito di Parent Project, troverete le registrazioni di tutte le sessioni. E siamo insomma in perfetto orario, se non ci sono altre domande, io insomma ringrazierei i relatori che sono disponibili comunque, se venissero dei dubbi, delle necessità, potete scrivere a noi a Parent Project e poi noi insomma possiamo poi chiedere a loro di rispondere e di colmare i vostri dubbi e poi vi inoltriamo le risposte. E quindi ringraziamo ancora il dottor Alfieri e la dottoressa Cumbo e vi ricordo che nella sessione plenaria, quindi ritornando alla diretta del sito, tra qualche minuto inizieranno le sessioni sui progetti di ricerca. E vi ringrazio a tutti per aver partecipato. Buona serata. Grazie a voi, buona serata. Grazie, buona serata a tutti. Buona serata. Grazie, buona serata, grazie. Buona serata.